Sono Barbara San Giovanni, insegno all'Università di Padova e all'Università Svizzera. Mi occupo da diversi anni di apprendimento degli adulti, in particolare ho focalizzato la mia attenzione sugli insegnanti e su come gli insegnanti insegnano. In particolare questa mia attenzione ha fatto sì che nel tempo sia cresciuta professionalmente anche grazie all'utilizzo del Pranic Healing. La scuola Loretta Zanuccoli Pranic Healing System prevede una serie di corsi che aiutano le persone a focalizzare la propria attenzione e concentrazione nella propria professione. Ho iniziato a fare questo tipo di attività principalmente come autodidatta nell'autoformazione, quindi per cercare di migliorare le mie capacità di focalizzazione e di concentrazione nell'apprendimento. Poi lentamente nel tempo, anche grazie ai miei studi, ho messo particolare attenzione anche verso il lavoro con gli altri, con diversi sia educatori che insegnanti. Abbiamo diversi progetti con questa scuola, in particolare vorrei parlarvene di uno che vede interessati sia gli insegnanti ma anche gli adulti e comunque chiunque si occupi di bambini. Il progetto di cui vorrei parlarvi è Dada e il giardino delle sorprese. Questo è un progetto che di una collana editoriale di Eifis Editore, che fa parte sempre della nostra scuola di Pranic Healing e che ultimamente ha dedicato una collana proprio ai bambini. L'idea di questo progetto nasce proprio con un'attenzione di fornire strumenti sia agli adulti ma anche ai bambini per poter aprire dei dialoghi, interagire rispetto al mondo dell'energia. Sempre di più oggi ci accorgiamo che c'è una distinzione tra mente e corpo e anche le ultime ricerche invece sembrano mostrarci questa unione, come è possibile vedere ad esempio negli studi universitari. Questo progetto per noi è un ponte, ci permette di mettere l'attenzione a utilizzare ad esempio un libro come questo, un libro per bambini, una storia che racconta di come la protagonista insieme al suo gatto Tommaso va alla ricerca del mondo energetico e scopre che tutte le cose hanno energia e che questa energia non ce l'hanno soltanto le persone, ma ce l'hanno anche gli animali, le piante. E nel fare questa esplorazione, accompagnata anche dai suoi genitori, noi immaginiamo che la lettura di questo libro avvenga proprio nell'interazione tra genitori e bambini tra educatori e educandi, proprio con l'ottica di fornire delle possibilità per aprire dei discorsi rispetto al mondo energetico. Tendenzialmente i bambini il mondo energetico lo percepiscono e lo sentono, ma capiscono a un certo punto che questo tipo di discorso con gli adulti non è possibile fare e quindi a maggior ragione ci sembra che questo strumento possa fornire questa possibilità. Noi abbiamo esperienza anche nel campo educativo, abbiamo lavorato con moltissime educatrici, con moltissime insegnanti, partendo principalmente dal presupposto che saper percepire l'energia è uno strumento utile per l'insegnante, per la sua didattica, per progettare le lezioni, per capire com'è ad esempio il clima in classe. Ma poi abbiamo pensato che questo tipo di attività ha una sua funzionalità anche per quanto riguarda i bambini e anche gli adolescenti. Abbiamo seguito diversi progetti, ce n'è uno in particolare che presenteremo anche al congresso nazionale del 10-11 ottobre a Cervia, dove presenteremo una riflessione generale sull'educazione al Pranic Healing. È un altro aspetto che riguarda proprio l'utilizzo di una tecnica specifica del Pranic Healing, che è il Super Brain Yoga, applicato a diverse classi in un istituto elementare, con l'ottica proprio di mostrare come è possibile lavorare ad esempio sui disturbi dell'apprendimento attraverso anche un semplice esercizio fisico. Per capire bene gli effetti e i risultati di questa nostra ricerca, vi invitiamo a partecipare a questa esperienza del congresso.